Come stai? Breve, veloce, efficace, pochi secondi l'hai fatta così lunga. Scusami, il mio mestiere è fare il presentatore. Parlo e faccio parlare. Meno il pappagallo. Questo è vero, maestro. È un episodio doloroso della mia vita, anzi... tutti mi chiedono, sembra che l'Italia sia divisa in due grandi correnti di pensiero. Quelli che pensano che il pappagallo parlasse, quelli che pensano che il pappagallo in fondo forse non parlava. È rimasto questo angoscioso interrogativo. Ma in confidenza, parlava o non parlava? Ma Rita, vedi, parlava quando faceva comodo a lui. Io non capisco perché si debba parlare davanti a una telecamera in 30 secondi. In questo paese in cui parlano tutti, parlano fin troppo, nessuna allusione, naturalmente. Io trovo che... un essere che riesce a mantenere un dignitoso riservo, un certo. Segreto, io mi sento di considerarlo un personaggio finalmente con un suo carattere. Non ha parlato. Senti una cosa, tu mi sei sempre piaciuto tantissimo, perché tu hai... Ho notato così in tutte le tue trasmissioni una certa gentilezza verso il Signore, cioè tu ti comporti molto gentilmente quando arrivano. E non so, ti chini in una maniera strana, molto, in una maniera molto romantica. Sì, non vorrei che... Tu fai finta che io sia una signora, tu sì, mi fai questa accoglienza. Lo faccio, ma grazie. Non vorrei che tu confondessi la cortesia con l'artrosi, io ho una noiosa forma. Molti dicono, molti dicono torta, sì, però io purtroppo ho questo... Siamo d'altronde in due, ce n'è uno molto più autorevole di me. Senti, non visto che siamo in campo di Portobello, io mi ricordo questi personaggi un po' incredibili. Sì, incredibili, strani, bizzarri, che poi sono la gente. Sì, è vero. La gente, che è qui, la gente che è fuori, la gente che va in ufficio, la gente che parla. Quella era la gente di Portobello. Senti, ma per esempio quel signore... Diciamo leggermente. No, ho capito, no, era è uno che vota, quindi vota regolarmente le elezioni, porta i bambini a scuola, fa un suo lavoro. Ecco, quello, voleva che... sbancare il Turchino, per la nebbia. Voleva eliminare un pezzo di Liguria. Lui diceva che levando, sbancando un pezzo di Liguria, ma teoricamente è giusto. Sì. Ecco, l'aria entrava e toglieva completamente attraverso questo condotto la nebbia della Valpadana. C'era solo un altro piccolo contrattempo che mentre levava la nebbia, di là sarebbero comparse le foche a Rapallo e gli iceberg di ghiaccio a Portofino, e quindi la riviera Ligure sarebbe stata in preda alle balene. Ma non faceva una grinza dal punto di vista della logica, ma ce n'era un altro che, eccitato da questo problema della nebbia, ci ha scritto, non ho potuto ospitarlo perché purtroppo, come sai, Portobello è finito, e ha detto il sistema radicale per eliminare la nebbia, un altro cittadino italiano, che saluto con simpatia questa sera. Non c'è che da fare una cosina, far bollire contemporaneamente, sì, in modo sincrono, quindi bollire proprio a 100 gradi di temperatura, contemporaneamente il lago Maggiore, il lago di Garda e il lago di Iseo. Quando, ridono, ma, non fa una grinza, perché quando allora si sviluppa questa notevole quantità di calore, ecco, allora la nebbia si dirada. E come mai non l'avete realizzato? Per via della maionese. Avremmo dovuto impiegare tonnellate di maionese per il trattamento dei pesci lessi o lessati automaticamente dopo